Nel Palazzo del Collegio Raffaello si è svolta la premiazione per la quarta edizione del premio dedicato a Eleanor Worthington, quindi un appuntamento che vede il sostegno delle istituzioni e delle scuole. L'Istituto Statale d'Arte Scuola del Libro è stata la prima scuola da cui è nato questo appuntamento. E con il supporto del Comune di Urbino, del Legato Albani di Urbino Servizi e poi la famiglia di Eleanor Worthington, che in ricordo di questa ragazza cura, segue da 4 anni questo appuntamento che è diventata una competizione molto coinvolgente per i ragazzi. Per il primo anno si è partiti solo con la Scuola del Libro di Urbino, ora la quarta edizione è stato esteso a diversi licei artistici e infatti la premiazione di quest'oggi ha coinvolto studenti di scuole differenti. E vediamo chi sono i premiati di quest'anno. Vincenzo Alfano del Liceo Artistico, Istituto d'Arte Scuola del Libro di Urbino, e poi Petra Zavodna, anche lei del Liceo Artistico Scuola del Libro di Urbino. Rebecca Boldreghini, del Liceo Artistico Apolloni di Fano, Daniele Nicolini, Liceo Artistico Apolloni di Fano, anche in questo caso, Giulia Gorgoroni, del Liceo Artistico Mengaroni di Pesaro, e poi un'intera classe, la classe quinta del Liceo Artistico Cantalamessa di Macerata. Dunque, ampia partecipazione, ma sentiamo Giulia Parodi, che è la madre di Eleanor Worthington, che ci spiega come sta evolvendo il premio. Siamo alla quarta edizione del premio dedicato a Eleanor Worthington, che coinvolge i licei artistici, non solo Urbino. Quest'anno Giulia Parodi, che con la famiglia, quindi direttamente coinvolta, e poi istituzioni pubbliche che stanno insieme alla scuola sostenendo questo appuntamento. È un'emozione ogni anno vedere tanta partecipazione, tanti giovani. Noi quest'anno abbiamo voluto allargare questo premio. Le prime tre edizioni sono state limitate all'Istituto d'Arte d'Urbino, limitate, cioè è una scuola magnifica, no? Quindi, però l'abbiamo voluto concentrare su quello. Quest'anno l'abbiamo voluto aprire ai licei artistici della Regione Marche. Li abbiamo contattati tutti. E abbiamo avuto questa grande partecipazione dal Liceo Apolloni di Fano, dal Liceo Artistico Mengaroni di Pesaro e dalla Scuola del Libro di Macerata, che hanno presentato in tutto 37 lavori bellissimi. L'altra novità è che siccome ognuna di queste scuole ha indirizzi diversi, noi non abbiamo specificato il mezzo espressivo. Quindi una scuola ha partecipato con un prodotto di oreficeria, un braccialetto che oltretutto è risultato vincente. Altri hanno fatto lavori di cartotecnica e per esempio uno dei libri che hanno presentato è risultato vincente, utilizzando delle parti liriche di un testo del professor Piersanti che parla di suo figlio e questi hanno fatto questo libro tipo decoupage utilizzando questi versi. Qual è lo scopo dell'allargamento di questo premio? Che questa interazione verso i disabili, dai disabili, no? A doppio senso, cresca. Tante persone vedono ancora la disabilità come una sciagura. La disabilità forse c'è un po' in ciascuno di noi, quindi avere proprio un premio che ne parla in modo aperto è un'occasione per lasciare emergere anche quelle parti di noi stessi che magari tendiamo un po' a sopprimere. Quindi ci auguriamo che questo premio vada avanti e vengono anche qua alla festa ragazzi dei centri diurni, il posto delle viole di Fermignano, il centro Francesca di Urbino, il VASIS che è stato fondato da padre Adriano Gattucci. Quindi cerchiamo proprio di interagire con le persone disabili, con le associazioni e ci auguriamo che abbia un senso proprio da un punto di vista
Ma sociale, ecco questo. E dunque la mostra è stata curata da Nunzia Invernizzi, che è una, insieme alla famiglia Worthington, è proprio una dei coorganizzatori di questo premio. E lei segue i rapporti con le scuole, va a illustrare le tematiche nelle scuole stesse e da anni organizza la mostra, che viene proprio molto bella, ecco.